Seconda parte per questo tutorial perché giustamente qualcuno di voi mi ha segnalato che in versioni precedenti, non avendo le nuove funzioni per la regolazione del bianco e nero, non è possibile applicare i suggerimenti che ho dato nella prima parte. Ecco che nasce qui la seconda parte dove andiamo a vedere come comportarci con versioni di Photoshop un po' meno recenti. Ho aperto due immagini uguali per poter valutare le differenze su due metodi diversi. Possiamo partire con immagine, regolazioni, tonalità, saturazione e desaturare completamente. Ecco, non è la strada migliore di solito. L'immagine deve essere un'immagine buona di partenza perché sia poi un buon bianco e nero. Comunque è già una prima soluzione dove possiamo applicare qualche piccolo altro intervento per migliorare le cose. Confermiamo e possiamo fare un intervento sui livelli di regolazione. Quindi livello, chiedo scusa, immagine, regolazioni, livelli. Questa è la finestra dove abbiamo questo grafico che possiamo iniziare a capire, possiamo cercare di capire, di interpretarlo. È un po' la visione in grafico di come si distribuiscono le tonalità nelle immagini. A sinistra abbiamo la zona scura delle immagini, a destra la zona chiara, i bianchi, al centro i grigi. Spostando questi cursori, due estremi a sinistra e a destra, riusciamo già a vedere che cosa succede. È vero che se esageriamo nello spostamento di questi cursori, riusciamo a ottenere una maggiore intensità dei toni scuri, dei toni chiari. Però dovete tenere in considerazione che andare oltre l'inizio del grafico vuol dire rinunciare a informazioni sull'immagine. Questo perché il cursore nero e quello bianco determinano quella che si chiama entrata del bianco e entrata del nero, cioè il limite dove il programma assegna la come possiamo chiamarla, il punto di nero dell'immagine e il punto di bianco. Andare oltre vuol dire togliere informazioni e spostare questo ingresso deteriorando l'immagine. Quindi andiamo a perdere a tutti gli effetti informazioni del file. Quindi non andiamo oltre questa posizione. La freccettina centrale invece è per la regolazione dei livelli medi, dei toni medi, e anche qua, insomma, sempre a gusto e cercando di trovare il bilanciamento più idoneo, troveremo, cercheremo, insomma, la soluzione che fa per noi. E mi fermo qua per quanto riguarda questo metodo. Qui a destra invece vediamo come comportarci con un'altra strada. Sempre immagine, regolazioni, tonalità, saturazione, desaturiamo anche qua e vediamo che siamo a un bianco e nero, confermiamo e poi interveniamo più localmente con un altro strumento. Ancora menu immagine, regolazioni, questa volta correzione colore selettiva. Questa è una finestra che ci permette di fare diversi interventi localizzati, in genere su immagini a colori. Infatti vediamo nel campo colori tutti gli interventi localizzati che possiamo fare sui colori primari. È stato fatto un tutorial tempo fa anche sull'uso di questa funzione. In questo tutorial dove trattiamo, parliamo di bianco e nero, ci orientiamo sulle tre tonalità neutre del bianco e nero e vediamo che qua possiamo spuntarci i neri e lavorare direttamente soltanto sulle zone scure, quindi sui neri. Sempre valida, anche se vecchia, ma sempre valida la regola del bianco e nero che vorrebbe immagini con, come ho detto nella prima parte, neri profondi, bianchi puliti e grigi e tonalità di grigio intermedie.
Quindi sui neri proviamo ad agire con il cursore del nero, lasciamo stare gli altri perché si potrebbero introdurre delle dominanti di colore. Quindi sul nero, se accentuiamo, vediamo che le aree scure avranno una intensità di nero più marcata. Ecco che possiamo localmente intervenire su queste zone qua. Se ci piace vedere un effetto più deciso, più marcato dei toni neri, aumenteremo. E stessa cosa ridurremo. Naturalmente con cautela, vedete che si fa presto a slavare tutto e a rovinare anche il tutto. Ecco che interveniamo sempre con moderazione. Stessa cosa per i bianchi e sempre sul cursore del nero. Adesso accentuo molto perché si possa vedere le aree più chiare sono diventate grigie. Possiamo avere situazioni in cui ci piace che non sia un bianco sparato, ma magari un po' con qualche sfumatura in più. Allo stesso modo i neutri, e quindi sui neutri lavoriamo sulle zone grigie. Ecco che sulle aree intermedie possiamo anche qua dosare e magari contrastare di più perché sui neri abbiamo già lavorato, sui bianchi anche, sempre con moderazione anche qua. Ecco, vediamo qui affiancati i due risultati, le differenze sono minime, ma ci sono, lo notiamo nella zona grigia qua, il contrasto tra le zone più marcate è più evidente rispetto alla precedente. Naturalmente ognuno sceglierà il metodo che gli riesce meglio, che porta i risultati che più lo soddisfano. Non aggiungerei altro per non complicare ulteriormente le cose. È già un buon metodo per arrivare a buoni risultati. Ricordo che comunque dobbiamo avere una buona immagine a colori in partenza. Se è un'immagine sottoesposta, se è sovraesposta, se ci sono contrasti troppo forti, naturalmente nel bianco e nero avranno la loro influenza. Quando in partenza una fotografia a colori ha già una buona gamma tonale, allora probabilmente riusciremo anche a ottenere un buon bianco e nero.